Qua siamo con l'amico Piero dell'associazione Le Tegnue. Tegnue di Chioggia, scusami l'imprecisione. Insomma, sembra, anche se il tempo non è eccezionale, un po' vi ha aiutato, perché fino a ieri c'era la fine del mondo. Sì, ma le previsioni infatti erano assolutamente buone, normali, sempre una giornata dimostrativa più che altro. Da fare per scaricare qui proprio a Porta Poli, reti smesse, cioè diciamo tutto quello che prima finiva in mare, per cui sa che sia di buon esempio anche per gli altri, perché oltretutto c'è deficit un programma europeo, poi anche il COST è un programma diciamo del CNR di Venezia che stanno diciamo così promuovendo non solo la pulizia ma anche il fatto di recuperare delle reti, nel senso che sono andata giù in Campania che le recupera, cioè che in qualche modo non è più un costo ma in qualche modo anche un riutilizzo, insomma, ecco, per cui non dico qualcosa, più di qualcosa sto muovendo, insomma. Se mi permetti, guarda, non per parlare bene dei nostri concittadini, c'è un bel gruppo di pescatori che ha molta sensibilità, anzi ormai sono pochi pescatori che non hanno la sensibilità, e quando succede che qualcosa vengono anche additati, e questo sentimento di rispetto verso il mare mi sembra che insomma negli anni sia abbastanza cresciuto. Dopo... Ma certamente, insomma, ecco, noi cerchiamo di dare una mano nel nostro piccolo, no? Perché qui d'altronde è risaputo che Le Tegnue più che un tesoro naturalistico era un deposito di immondizie, insomma, ecco. So che abbiamo l'ex sindaco Romano Tiozzo che ha fatto tanto per Le Tegnue. Direi che lasciamo stare i politici, insomma. Lasciamo stare, direi sì, che è meglio. Direi che chi ha fatto proprio veramente, dovete dar merito all'associazione, a noi, perché ne parlava Giuseppe Olivi a fine del 1700, no? E ci sono voluti 200 anni per diciamo in qualche modo riscoprirle, no? E quindi ci dovete dar merito, insomma. Ma senz'altro, sicuramente l'associazione a Piero Mescalchini, che è un'istituzione stessa, è un esempio per tutti noi, non lo dico per caputazio e benevolenza, ma veramente una splendida persona. Grazie del tuo impegno per la nostra città. Ci vuole un timone, ecco, perché però ci vuole con una nave, insomma, ecco. Abbiamo un'associazione che veramente è una gente splendida, ecco, è da imparare, che sta lavorando per anche per i beni di Chioggia. Grazie carissimo, ciao.